strong. Benvenuti sul canale. Volevo rispondere alla domanda: è possibile cancellarsi da Facebook? Mi è stata posta questa domanda e volevo farvi vedere qual è la risposta che dà Facebook. Allora, sulla pagina di help di Facebook ci dà due opzioni. Allora, prima di tutto ci avverte: che cosa succede se elimino il mio account? Non potrai riattivare l'account, quindi vieni cancellato. Profilo, post, video, qualsiasi altro elemento che è stato messo all'interno di Facebook sarà cancellato e non sarà possibile recuperarlo. Non si può utilizzare Messenger, tutte le app collegate a Facebook potrebbero non funzionare se si è fatto ad esempio un login con Facebook. Fa l'esempio di Spotify o Pinterest, dove quando tu accedi la prima volta ti dice o registrati oppure accedi con Facebook. Ci dà due opzioni: quella di eliminarsi effettivamente, ma anche quella di disattivare temporaneamente l'account, in modo che ci puoi pensare per un po' o per sempre. Qual è l'obiettivo di chi vuole cancellarsi da Facebook? È quello di non apparire più magari nelle ricerche e quindi non esserci. Quindi se il tuo caso è quello di non apparire, puoi anche pensare al disattivarti. Come si fa? Allora, qui ci sono le istruzioni, ti faccio vedere dal mio account. Ovviamente mi fermo ad un certo punto perché non vorrei non apparire più. Io sono un profilo pubblico, quindi le mie password sono... scusatemi. Il mio profilo è pubblico, quindi io la mia privacy è un po' più aperta. Si clicca qui in alto sul pulsantino freccia in giù senza stanghetta, e si trova il pulsante impostazioni. Allora, se vuoi modificare quanto vuoi apparire, vai nella sezione privacy. Metti che tu dici: io non voglio apparire nei motori di ricerca, non voglio apparire col numero di cellulare, quindi quando cerco il mio cellulare Facebook potrebbe farmi apparire. E qui ci sono tutte le impostazioni che puoi controllare. Devi cliccare su le tue informazioni su Facebook. Qui hai la possibilità di vedere tutto quello che hai fatto nel passato. Guarda quanti sottocategorie ci sono: tutti i messaggi, gli amici, tutte le tue connessioni. Poi, se ti interessa scaricare tutte le informazioni, metti che hai fatto una foto e l'hai pubblicata solo su Facebook, invece di andare a recuperarla e... cosa desidera? Ah, okay. Invece di andare a recuperarla e facendo magari più strada, perché devi andare a recuperare la foto o quello che desideri che hai pubblicato, con questo pulsante puoi effettuare un download di tutta la roba. Puoi escludere anche qualcosa. Effetti il tuo download, ti crei un file e te lo conservi. Oppure, semplicemente alla fine hai il pulsante disattivazione ed eliminazione. Faccio rivedere tutto il percorso. Pulsante freccia in giù senza stanghetta, impostazioni, le tue informazioni su Facebook. Visualizza la disattivazione ed eliminazione e qui giustamente ti chiede: che cosa vuoi fare? Vuoi disattivare il tuo account o vuoi eliminare permanentemente il tuo account? Se disattivi l'account, il tuo profilo sarà disabilitato, il tuo nome e le tue foto saranno rimossi dalla maggior parte dei contenuti che hai condiviso, potrai continuare ad utilizzare Messenger. Quindi una parte di Facebook funziona, ma non tutta. Molto probabilmente l'interfaccia grafica si riduce all'essenziale. Eliminazione permanente dell'account: quando elimini il tuo account di Facebook non potrai recuperare i contenuti, le informazioni che hai condiviso su Facebook, anche il tuo account Messenger, i tuoi messaggi verranno eliminati. Diceva in una nota che verranno eliminati i tuoi messaggi, ma la copia rimarrà a chi l'ha inviata. Quindi se hai spedito un messaggio a me, nella mia posta resterà il tuo messaggio.
quello non puoi cancellarlo. L'hai dato a me, dovresti cancellare anche me. Terminator. Abbiamo quindi questo percorso. Cliccando su continuo per eliminare l'account, ti eliminerà l'account. Che cosa c'è da aspettarsi? Io l'ho già fatto in passato per qualcuno. C'è da aspettarsi che ti dia un ragionevole periodo di tempo per ripensarci. Non so se sono 15 giorni o di più. È il tempo necessario affinché qualcuno prenda in carica la tua situazione e vada ad eliminarla. In quel periodo di tempo hai la possibilità di ripensarci. Se non è cambiato qualcosa, perché non l'ho fatto proprio ieri, l'ho fatto un po' di tempo fa. Consiglio prima di disattivare l'account. Disattivi l'account e vedi se ti piace la situazione. Se non ti piace, ti elimini e non ti vedremo più. Be strong.